Precipita la situazione in Ucraina dopo l'invasione della Russia. Il Consiglio regionale tutto segue con attenzione quello che accade e chiede che cessino subito le violenze e la guerra. È stata questa la settimana del piano dei rifiuti, o più propriamente dell'informativa della Giunta sul piano dei rifiuti, delle bonifiche e sull'economia circolare. Molta più raccolta differenziata, più riciclo di materia, stop a nuovi termovalorizzatori sono gli obiettivi principali. La discussione è stata però preceduta e accompagnata dalla dura protesta delle opposizioni, che accusano la Giunta di aver messo il Consiglio di fronte al fatto compiuto senza coinvolgerlo. E quando l'assessore Amonni parla, tutto il centrodestra e il Movimento 5 Stelle escono dall'aula. Sceglie la tribuna di Firenze il presidente del Consiglio Draghi per annunciare la fine dello stato di emergenza per il Covid. La situazione è in netto miglioramento anche in Toscana. Si parla poi di montagna nella seduta del Consiglio regionale e di lavoro, visto che purtroppo poche ore prima era accaduta un'altra tragedia, stavolta in un cantiere stradale, un'escalation terribile che sembra non finire mai. Dal Covid alla guerra, ora c'è un'altra emergenza. Quello che è accaduto in Ucraina non può lasciarci indifferenti e, oltre ad esporre la bandiera della pace, il presidente del Consiglio regionale interviene così. Noi vogliamo ribadire che la Toscana è stata, è e sarà terra di pace e terra di diritti. Lo abbiamo fatto con un gesto simbolico, la bandiera della pace, esposta qui in Consiglio regionale. Lo faremo lunedì dando il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento a Rondine, cittadella della pace. A loro un grazie sincero perché formano donne e uomini con l'obiettivo di limitare i conflitti, di aiutare a fare in modo che non ci siano più conflitti. Ecco, io credo che ognuno di noi debba dare il suo contributo in questa direzione, perché l'attacco ingiustificato, ingiustificabile, che Putin ha lanciato alla democrazia, del mondo è qualcosa che va fermata subito, lavorando perché quella terra torni a essere terra di pace e di libertà. Nello stesso momento a Firenze erano riuniti i vescovi e i sindaci del Mediterraneo per il forum che viene concluso dal Papa. Sale un forte appello per la pace, condiviso dai leader religiosi e dai massimi rappresentanti delle città affacciate sul Mare Nostrum. Un ponte tra Palazzo del Pegaso e questo consesso internazionale, lo sentivamo, è anche la decisione di assegnare il gonfalone d'argento a Rondine per l'impegno profuso per la riduzione dei conflitti armati. Una decisione, questa quasi profetica, verrebbe da dire, visti i tempi che viviamo. C'è per fortuna un'altra emergenza che si sta riducendo ed è quella del Covid. La quarta ondata si sta esaurendo, anche se resta alto purtroppo il numero dei decessi ogni giorno. Proprio da Firenze il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia la fine di alcune importanti restrizioni. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento grazie al successo della campagna vaccinale e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo. Dal 31 marzo in poi non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti. Saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe. Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato. Che la situazione sia in continuo, costante miglioramento emerge anche dalle parole del presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani, che parla poi dell'incontro di un paio di giorni prima con il commissario Figliuolo. La giornata che abbiamo passato insieme al generale Figliuolo ci ha messo in condizione anche di capire la nostra programmazione. Siamo ancora la regione che insieme alla Puglia ha un sistema di vaccinazione diffusa fra
i più alti, anzi i più alti d'Italia, e con il generale Figliolo abbiamo fatto la considerazione sul fatto che da un punto di vista medico ancora non ci sono disposizioni sulla quarta dose, salvo che per i fragili. Devo dire che oggi è evidente che la spinta incomincia a essere quella delle liste di attesa, ovvero del ritorno alle attività ordinarie. Per questo la nostra delibera, che impegna 31 milioni di euro nella Regione per le misure che sono necessarie per far ripartire con le regolarità l'attività ordinaria dei nostri ospedali. Si sapeva che quello del piano dei rifiuti era un tema spinoso, divisivo, lo è stato sul metodo ancor prima che sui contenuti. Il primo giorno di discussione dal centrodestra è arrivata una pregiudiziale e poi c'è stata anche una richiesta di sospensiva. La maggioranza le respinge entrambe, ma la polemica non si placa. Quali sono le ragioni di questa iniziativa? Chiediamo a un rappresentante delle opposizioni. Ma oggi abbiamo assistito a una innovazione statutaria. Di fatto, durante la conferenza di programmazione dei lavori, il segretario generale ha dato ragione alla minoranza e aveva presentato una pregiudiziale per violazione dell'articolo 48, ovvero dello statuto, ovvero sia quando la Giunta fa l'informativa deve farlo prima di avviare formalmente ogni altro tipo di attività. In questo caso invece, trattandosi del piano dei rifiuti, di un atto di governo del territorio, è già stato avviato contemporaneamente all'invio dell'informativa al Consiglio sia la procedura di VAS che l'avvio formale del procedimento ai sensi della legge sulla pianificazione urbanistica. Noi l'abbiamo denunciato questo errore, che rischia di minare anche la legittimità formale del procedimento di formazione del piano dei rifiuti, ma evidentemente per la maggioranza del PD conta più il parere dei dirigenti della Giunta piuttosto che quello del segretario generale del Consiglio regionale. L'altra questione che abbiamo posto era invece una sospensiva legata ai contenuti dell'informativa, perché secondo noi, per stessa ammissione della Giunta, l'informativa non è completa. È in corso infatti un bando rivolto ai soggetti che possono eventualmente essere interessati alla realizzazione degli impianti. Questo bando scadrà il 14 di marzo. Non abbiamo capito perché, ormai sono 8 anni che la Toscana aspetta un nuovo piano dei rifiuti, non si potesse attendere l'esito del bando e mettere quindi il Consiglio nelle condizioni di avere tutti quei dati che sono assolutamente necessari per fare una pianificazione corretta. La risposta del presidente Gianni è netta. Prima in aula, poi davanti alla telecamera, parla di atteggiamento strumentale. Ma sì, perché ormai è talmente in corso il processo che porta al piano dei rifiuti che chiedere sostanzialmente attraverso una pregiudiziale di ripartire da capo non posso interpretarlo che così. Ma quali sono i punti salienti del piano per il quale adesso si è avviato un percorso che dovrà concludersi, dice ancora l'assessore, entro l'estate? Non vi è un atteggiamento dirigistico di una regione che decide dove fare gli impianti dei rifiuti, magari in barba a quello che è la popolazione, magari vedendo poi sorgere comitati o opposizioni da parte dei comuni, come è avvenuto in passato, ma invece si fonda su un bando che chiede ai comuni, ai territori, agli enti che possono realizzare un impianto di smaltimento dei rifiuti di formulare delle proposte. Sarà sulla base di quelle proposte che poi il vero e proprio piano potrà armonizzarsi per risolvere uno dei problemi più importanti nella società di oggi, appunto quello della raccolta, dello smaltimento corretto dei rifiuti. È evidente che quando magari un giorno si contesterà un impianto, come è oggi nella cultura dei comitati del no, non ci sarà il sindaco che lo sostiene, perché si parlerà di impianti che sono stati richiesti direttamente dai sindaci sui territori. Ecco che questo sistema partecipativo non può certo essere messo in discussione semplicemente nella logica di un'opposizione manichea. Le due istanze, la pregiudiziale e la richiesta di sospensiva, come dicevamo, vengono respinte. Al mattino dopo però i gruppi di opposizione tutti abbandonano l'aula e si presentano per le interviste. Non si limitano a contestare il metodo utilizzato, entrano anche nel merito del piano. Ma in realtà ad oggi bisogna dire la verità, quello che ci viene proposto è tutto fumo negli occhi. La comunicazione che è arrivata a settembre di fatto è la stessa cosa che oggi sta dicendo l'assessore Monni dopo mesi in aula. È evidente che finché noi non abbiamo degli elementi che mancano totalmente, infatti noi contestiamo fortemente anche la mancanza di elementi per dare una valutazione a quello che sta facendo la Giunta, diventa per noi complesso anche sapere come muoverci. Il tema è uno, secondo me. A inizio di questa legislatura Eugenio Giani disse chiaramente che lui voleva collaborare con le opposizioni.
ecco, sta facendo l'esatto opposto. L'opposizione non fa la parte dello zerbino della giunta. E quindi qui bisogna essere chiari. O ci danno delle informazioni, ci danno dei dati, ci danno qualcosa su cui lavorare, o altrimenti noi ad oggi non possiamo dire quali sono le azioni che faremo, ma sicuramente contrasteremo il piano dei rifiuti fino in fondo. Alla capogruppo Montemagni fa eco anche l'altra opposizione, quella del Movimento 5 Stelle. Può sembrare quella che sia normale diatriba tra maggioranza e opposizione, ma non è così. In un colpo solo si è gravemente minata l'autonomia del Consiglio regionale rispetto alla Giunta. Si sta dibattendo adesso in aula un atto senza le presenze delle opposizioni, che hanno presentato degli atti di indirizzo, tutti molto diversi tra di loro, perché ciascuno di noi, Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ha posizioni molto diverse sui rifiuti. Ma sappiate che quegli atti di indirizzo che noi avremmo presentato sarebbero stati carta straccia, perché in realtà gli indirizzi sono già stati dati nel momento in cui sono stati presentati i bandi, già da mesi. Quindi significa che adesso noi siamo ridotti non soltanto denigrati dal punto di vista della dignità, per cui la Giunta ci dice cosa dobbiamo fare e come, ma addirittura quello che presentiamo è carta straccia, siamo dei passacarte per la Giunta. È un vulnus anche secondo Forza Italia, dice il capogruppo, che la Giunta di fatto ha messo un'ipoteca sull'approvazione di questo piano. Vi è una discussione all'interno della quale sul piano dei rifiuti, cioè sulla pianificazione strategica, urbanistica, quasi più importante della Regione Toscana, il PD discute da solo. Ma discute talmente da solo che esiste un tema del tutto politico, che per la prima volta dopo un anno la Giunta ha messo una questione di fiducia. Ha detto ai consiglieri del Partito Democratico, a prescindere da quello che il segretario generale vi ha detto, cioè che esiste molto probabilmente una fondatezza giuridica sulla pregiudiziale, dovete votare questo atto. Dovete venire oggi in aula e votare l'atto della Giunta, perché se così non fate si va tutti a casa. Siamo pronti ad andare a casa e siamo talmente pronti ad andare a casa che siamo usciti dall'aula e abbiamo detto ai consiglieri del Partito Democratico, fate lo stesso, lasciate la Giunta da sola, sfiduciate la Giunta su quella che è una questione tecnica, perché fra 3 anni può darsi che ci ritroveremo col piano dei rifiuti dove qualche magari consigliere o tutti i consiglieri o qualche cittadino che si sente leso nei propri diritti fa riconsaltare e quel piano viene annullato, annullando una pianificazione di 3 anni, mettendo in discussione la serietà dell'ente legislatore. Anche la consigliera del gruppo misto lascia il dibattito e aggancia la sua riflessione al confronto ormai avviato sul piano di ripresa e resilienza. Qui si tratta del rispetto della legalità, del rispetto del ruolo dei consiglieri regionali, che non sono delle comparse in questo momento, ma che devono essere attori di una concertazione che parte dal Consiglio, perché il piano dei rifiuti non si fa con l'arroganza, non si fa a colpi di atti della Giunta, che tra l'altro presentano anche profili di illegittimità. Detto questo, c'è un altro aspetto. Noi rischiamo di perdere il treno del PNRR. Il bando nazionale è in imminente scadenza. La Regione Toscana è in estremo ritardo sulla pianificazione. Questo è il dato vero. Quindi non solo c'è un problema di legalità, mettiamola così, ma c'è anche un problema di tempistica che non è da sottovalutare. Restano in aula i consiglieri del Partito Democratico e quelli di Italia Viva e dopo la presentazione e il confronto votano la risoluzione collegata al piano dei rifiuti e delle bonifiche, ascoltano le parole dell'assessore all'ambiente Monia Monni, gli obiettivi, ricordiamoli, di qui al 2035 portare la raccolta differenziata all'80-85%, far salire il livello del riciclo di materia al 65%, mantenere il no a nuovi termovalorizzatori. Ci sarà un avviso pubblico esplorativo, lo diceva il presidente Gianni, per raccogliere manifestazioni di interesse alla realizzazione di impianti di riciclo e recupero, in più attenzione alle bonifiche con accordi a livello statale e con gli enti locali. Il Partito Democratico dice sì e presenta un proprio documento. Abbiamo detto cose chiare, apprezzando e ringraziando anche l'assessore per la sua comunicazione. La Toscana ha bisogno di anticipare quelli che sono gli obiettivi dati dall'Europa per quanto riguarda la raccolta differenziata e per quanto riguarda il riciclo e il riuso dei rifiuti. Ha bisogno di una dotazione impiantistica che la renda autosufficiente non soltanto come regione ma anche nei vari territori, con un occhio anche ai rifiuti speciali che vengono prodotti dalle nostre aziende, per dare quindi una risposta in termini anche di competitività e di bilancio ambientale ai rifiuti speciali che da lì provengono. Un'attenzione particolare alla sostenibilità delle tariffe, perché le famiglie ovviamente, soprattutto in fasi difficili come queste, hanno comunque bisogno di non essere ulteriormente gravate.
nel percorso che si è aperto da questa mattina, dalla collaborazione tra la Giunta e il Consiglio regionale, sicuramente la Toscana avrà la dotazione di questo importante strumento di programmazione e pianificazione che sarà molto utile ai cittadini, alle imprese, al suo sistema economico e sociale. Sì, anche dal gruppo di Italia Viva. I nostri indirizzi sono un atto fondamentale che consentiranno di indirizzare l'attività verso il riutilizzo dei rifiuti. La transizione energetica deve essere un elemento portante, il riutilizzo delle materie deve diventare un elemento determinante in una logica di economia circolare e soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre da rifiuti, l'utilizzo delle aree industriali, ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale. Pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione. Questi sono alcuni degli indirizzi che abbiamo portato in aula dentro una discussione che ha trovato la maggioranza compatta a sostegno di una discussione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Questo è uno degli atti più importanti che questa legislatura dovrà approvare e ci vogliamo misurare come atto di governo rispetto agli impegni appunto assunti con i cittadini toscani. Un plauso naturalmente arriva anche dalla Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale, che ha seguito tutte le fasi del confronto e si rammarica adesso per l'assenza delle opposizioni. Per il Partito Democratico il Segretario Generale del Consiglio regionale non può dare un parere di legittimità rispetto allo Statuto, che semmai spetta al Collegio di Garanzia. Hanno abdicato al ruolo di fare proposte e di porre correttivi. Questo secondo noi è abbastanza grave, spero che in Commissione con loro, con le minoranze presenti, cambi un po' il clima e anche loro, che vengono da territori molto complessi, diano il proprio contributo. Noi lo faremo, l'abbiamo sempre fatto, insieme all'assessore Monni e alla Giunta porteremo le stanze di cittadini ed imprese. È importante la nuova legge regionale sulla montagna per prevenirne lo spopolamento, l'impoverimento. Ne abbiamo anticipato i contenuti già una settimana fa. Ora ne parla in aula e nell'intervista uno dei firmatari, il capogruppo del PD. Noi abbiamo proposto una misura concreta, la possibilità di dare contributi per 5 anni a chi aprirà delle attività economiche o a chi già ce le ha e le vuol riqualificare in montagna, sopra 500 metri, con una attenzione particolare ai giovani sotto a 40 anni e con la possibilità di stipulare un patto di comunità, vale a dire chi ha o apre un'attività economica può stabilire una convenzione con il comune che lo obbliga, gli consente di fare delle attività di custodia del territorio o di attenzione di custodia sociale nei confronti della popolazione, che è spesso una popolazione anziana. Certo, è un tassello di un'attenzione di provvedimenti che la Regione ha già iniziato a produrre e che dovranno anche essere oggetto di attenzione e di priorità per il futuro. L'approvazione non è unanime, ma dall'opposizione arriva anche il plauso, in particolare da Elena Maini, che ci parla degli emendamenti che aveva presentato e che sono stati approvati. Allora, abbiamo deciso di inserire come criteri, diciamo, di valutazione per quelli che saranno poi i progetti che verranno presentati dalle attività produttive nelle comunità montane, intanto di andare a tutelare anche l'ambiente, quindi una sostenibilità ambientale per questi progetti, perché riteniamo che il tema ambientale sì sia fondamentale in tutta la Toscana, ma soprattutto in quelle aree montane che hanno bisogno di un'attenzione particolare alla tutela del bosco e alla tutela della montagna. E dal secondo punto di vista invece dare una priorità a quei soggetti giovani, quindi abbiamo detto che nel momento in cui verrà presentato un progetto la giunta regionale dovrà dare prima priorità a quelle società, a quelle aziende, a quelle attività produttive che si presentano con soggetti sotto i 40 anni, perché crediamo che per ripopolare la montagna, per farla ripartire, ci sia bisogno di gente giovane che ha, soprattutto in questo periodo di pandemia, bisogno di nuovi incentivi, e quelle potrebbero essere delle zone su cui poter lavorare per cercare di ridare rivitalità a questi territori un po' dimenticati.
Un'altra tragedia sul lavoro in Toscana, incredibile, terribile. Stavolta è accaduto a Vada, nel Livornese. Un operaio è morto nella carambola infernale tra auto che l'ha schiacciato contro il camion della ditta per cui lavorava. Stava realizzando una rotatoria. Ferito anche un collega. La seduta del Consiglio regionale si è aperta allora con un minuto di silenzio in sua memoria. Era già accaduto nella precedente seduta per un'altra vittima. Questa catena si deve spezzare, dice Antonio Mazzeo. I minuti di silenzio non bastano, ma è doveroso ricordare che ogni giorno cerca la dignità del lavoro e invece trova la morte. Dopo questo breve silenzio, anche per noi, per pensare a quello che è accaduto, noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre alla sera alle 21:15, dopo il TG di Telegrand Ducato.